Nella vita di qualsiasi accumulatore arriva il momento in cui deve scegliere se continuare a vivere nella propria casa oppure acquistare un castello in Provenza. Io non ho i mezzi purtroppo per acquistare un castello in Provenza, quindi sono costretta a darmi al decluttering dei mazzi di tarocchi. Il casino che vedete alle mie spalle è proprio la mia collezione di mazzi di tarocchi, quindi anche un video aggiornamento sulla collezione, anche se naturalmente spero di sforbiciarla parecchio nel corso di questo video. Cosa succederà ai mazzi crudelmente esclusi nel corso di questo decluttering? Li metterò in vendita la maggior parte su Vinted, vi lascio qui sopra o sotto nell'info box il mio profilo di Vinted che ho appena creato appositamente per l'occasione e in cui finiranno, oltre ai mazzi che vedete in questo video, anche immagino dei libri. Tra acquisti miei personali, invii di case editrici, arrivi vari, ho accumulato negli anni una serie di libri che o non mi interessano, non ho letto e non ho intenzione di rileggere, oppure non ho letto e sono arrivati per vie traverse, ma che in ogni caso, anche se mi sono piaciuti, non mi interessa più tenere in casa. È un po' che non vi faccio vedere la mia libreria, ma anche la mia libreria è arrivata a uno stadio praticamente esplosivo, quindi tenete d'occhio il mio negozio Vinted perché potrebbero arrivare tante cose, quindi sia mazzi di tarocchi che libri tendenzialmente. Uno di questi mazzi, non ho, devo ancora decidere quale perché li guarderò di nuovo tutti insieme a voi e capirò che cosa tenere e che cosa no, ve lo voglio anche regalare, lo voglio regalare alla prima persona che sottoscrivo un abbonamento annuale al mio Patreon nel livello dei Bagatti oppure degli Amanti. Mi sembra anche un modo carino di dire grazie a chi sostiene il mio canale. Se volete farlo anche voi, se volete sostenere questo progetto o gli altri progetti che porto sul web, trovate come sempre qui sotto la mia pagina Patreon, che è un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa appunto con i tarocchi, e trovate anche il pulsante per abbonarvi al canale. L'abbonamento costa 99 centesimi al mese, vi dà diritto all'accesso a una chat di Telegram in cui chiacchieriamo, ci diamo anticipazioni, naturalmente sparliamo degli assenti e anche a cartotrame. Ogni ultimo del mese esce cartotrame, la vecchia rubrica di narrativa, di storytelling con i tarocchi che tenevo su questo canale e che adesso è riservata o a Patreon o agli abbonati. Grazie mille come sempre a chi vorrà buttarci un'occhiata o a chi semplicemente deciderà di restare in nostra compagnia iscrivendosi al canale. Facciamo che io non guardo che cosa prendo, metto la mano e la prima cosa che pesco ve la mostro. Tipo, cosa c'è in questo sacchetto? Ah, lo so, ok. Questo sacchettino non c'entra un tubo, è il sacchettino del Tarot Tango, ma me li ero portati dietro questi e sono questi qua, la cui scatolina è qui, Everyday Tarot. Vi lascio i riferimenti comunque qua sotto nell'info box. Questo è un mazzo estremamente economico e anche carino, devo dire, anche se le illustrazioni sono un po' loffie, che ho comprato io su Amazon e che ho comprato con lo scopo appunto di portarmi dietro un mazzo da battaglia bruttino da utilizzare se l'amico on the go ti chiede la lettura. Questo me lo tengo, non lo do via, anche perché costava talmente poco, tipo 9 euro, una cosa così su Amazon, che io non vedo perché dovreste comprarlo su Vinted da me se lo volete. Cioè, non credo proprio che vi convenga contando le spese di spedizione, per cui me lo tengo. Ok, ora dove metto i mazzi che mi tengo? Panico. Ti libero questa sezione della scrivania, così li metto qua. Mary Hell Tarot. Questo qui non me ne libererò mai, anche perché è, non so se è la prima edizione, comunque è ancora l'edizione con le illustrazioni vecchie. Sono state aggiornate alcune delle illustrazioni degli arcani di questo mazzo dall'autrice e ero tentata, devo dire, di prendere la nuova edizione perché è borderless e una delle cose più fastidiose di questo mazzo sono proprio i bordi che sono davvero molto invasivi e non lo so, sgradevoli e le carte sono enormi, quindi bramavo la versione borderless, ma non la bramo così tanto da vendere questa. Devo un po' ragionarci, ma di sicuro questa non la vendo. Cosa c'è qua? Tildwick? Sì, Tildwick. No, questo non me ne scollo proprio manco morta. È la seconda edizione, ristampata dal fratello dell'autore. Dopo che l'autore era mancato, l'ho desiderata tantissimo, l'ho bramata da morire, per cui non me ne separerò mai. Bene, questo decluttering per ora è un fallimento, totale e assoluto. Questo era un mazzo di carte da gioco di mia nonna, che è possibile usare anche per la divinazione perché sono carte napoletane. Questo ovviamente è mio. The Relative Tarot. Io adoro questo mazzo. È bellissimo, è un mazzo che malgrado sia arrivato nella mia collezione non tantissimi mesi fa, secondo me tipo 6 mesi fa,
Sto già usando tanto, ha soppiantato alcuni dei miei mazzi preferiti, quindi questo è un mazzo che uso mensilmente, ecco, e non me ne voglio separare assolutamente. Mi piace moltissimo lo stile di illustrazione, mi piace il concetto che ci sta dietro, quindi resta con me. Chissà se venderò qualcuno di questi mazzi veramente. Non ho manco acceso le lucine dietro dal casino che c'è, c'è talmente tanto casino che mettere le lucine mi sembrava tipo di aggiungere un fiocco nel casino, che disagio. Ah, African American Tarot. Sono molto in dubbio. Allora, questo è un bel mazzo in versione mini pocket, è dello scarabeo ed è un mazzo interamente basato sul folklore e sulle leggende africane, ma non solo, anche su personaggi di spicco, per esempio, della cultura afroamericana. È un mazzo bellissimo, costruito benissimo e che da un lato mi terrei per due motivi. Il primo motivo è che è stata la mia prima collaborazione con lo Scarabeo e quindi ci tengo proprio da un punto di vista di storico. D'altra parte ho tanti altri mazzi Scarabeo, non è, ecco, l'unico da dire, lo tengo in collezione per quello. E l'altro motivo per cui mi piacerebbe tenerlo è che è l'unica edizione pocket che io abbia dello Scarabeo e mi piacciono tantissimo le loro edizioni pocket. Questo formatino qui senza scatola di latta ma con la scatola di cartone rigido a me fa volare, mi piace un casino, lo trovo veramente un gioiellino sto mazzo. D'altra parte però, se devo essere spietata con me stessa, è vero che io questo mazzo non l'ho mai usato, raga, per leggere le carte. L'ho usato per mostrarlo nel video, l'ho usato come riferimento iconografico, l'ho usato per interessarmi un po' ai personaggi che sono raffigurati, quindi l'ho usato da un punto di vista storico, ma non l'ho mai usato per leggere perché non ha un tipo di illustrazione che mi attira la lettura, un'illustrazione molto dettagliata con un tratto quasi fumettistico, più di fumetto alla Bonelli, diciamo, e non è il mio pane, ve lo faccio vedere. Però sono molto belle le illustrazioni, è un bellissimo mazzo, lo vedete. Piccolino, versione pocket, appunto. E tutto con riferimenti culturali alla storia africana, al folklore africano e alla storia afroamericana. Non lo so, sono in dubbio. Non l'ho mai usato, cavolo. Ok, devo essere spietata. Questo è il primo che metto in vendita su Vinted. Poi, se non se lo piglia nessuno, me lo tengo io molto volentieri. Facciamo così. La mia coscienza serena, cioè so che se trova a casa è perché qualcuno lo desidera, altrimenti resta con me e gli voglio bene. Dove li metto ora i mazzi che vendo? Altro problema, li metto qua. No, eh? No, ti prego. No, The Alchemical Vision Tarot, questo mammut, questo mostro, questa cosa che mi prende mezza libreria. Io da questa cosa non mi posso separare, ve lo faccio vedere. Cioè, questo è il classico mazzo di cui io mi dovrei liberare, perché oggettivamente lo apro tipo una volta all'anno. Però ho capito come, cioè la volta che lo apri, queste sono le carte. Chiaro che non lo potete leggere, però come fai a separarti da una cosa del genere? Spiegamelo, spazio grigio, come fai a separarti da una cosa del genere? Scusate, la tiro in ballo. Quando ho i miei momenti di collezionismo compulsivo, è il mio modo di dire: spiegamelo, spazio grigio, come fai? Le mando un saluto se guarda questo video. No, mi dispiace, io questo non ce la faccio, cioè proprio non riesco. Dovrei, so che dovrei, ma non riesco. Mi sa che è arrivato il suo momento. The Antique Anatomy Tarot. Questo mi sa che lo metto in vendita. Io voglio essere molto molto onesta con voi e dirvi chiaramente i motivi per cui vendo questo mazzo. Questo mazzo mi piace tantissimo da un punto di vista iconografico, ha anche una bella scatola, una bella confezione come potete vedere, ha un bel librozzo di spiegazioni dentro e le carte sono magnifiche, sono tutte delle finte tavole botaniche barra anatomiche con uno stile appunto un po' da testo di medicina antico, scusate se sentite il martello, non posso farci nulla. Boh, non lo so, per me sono incantevoli queste carte, veramente, con questa carta ingiallita, onestamente sono proprio proprio belle. Qual è il problema? Perché le vendo allora, mi direte? Le vendo perché per una lettura
A mio parere, a mio giudizio, sono inutilizzabili, cioè la carta è molto sottile. Io non ce la faccio a mescolare queste carte qua, rischio di rovinarle. Sono perfettamente integre, non sono rovinate per nulla, ok, in questo momento, proprio perché non le ho mai usate, le ho solamente sfogliate, le ho solamente viste, per cui se avete una mescolata molto 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 gentile e se non vi preoccupa più di tanto il discorso usura delle carte, sono un ottimo affare. Se intendete usare il mazzo regolarmente ogni giorno, passatelo, cioè ve lo dico proprio sinceramente, e per me è arrivato il momento di trovargli un'altra casa perché mi occupa un sacco di spazio e sinceramente mi fa solo arrabbiare il fatto di vedermelo in casa, perché è bellissimo e non lo posso usare. Guardate anche tutte le dorature qua sulla scatola. È proprio bello e mi scoccia tantissimo non usarlo. Quindi, se mai ci sarà un'altra edizione migliore di questo mazzo, cazzo, ma perché le martellate? Di sicuro lo prenderò, però questo lo metto in vendita. Cosa me ne faccio io di te? Mysticism Tarot, vabbè. Questo in realtà si chiama Tarot of Mystical Moments, è edizione tedesca, tenete presente. Secondo me più bella della versione inglese US Games, la copertina è molto più bella. Signor Mazzo, anche con la bordatura argento, non mi sono mai trovata a leggerlo perché ha illustrazioni a mio gusto un po' troppo dettagliate. No, però questo io lo amo, io questo non posso darlo via, mi dispiace. Ritiro tutto, resta con me. Ceccoli Oracle, e sul Ceccoli Oracle si sta scaricando la batteria. Arrivo. Ma ci credete che si è aggiunto anche il trapano? Ma perché? Ma perché? Ce la teniamo sta scoreggia, ve lo dico. Ce la teniamo proprio per tutto il decluttering in allegria. Ceccoli Oracle, mi ha fatto arrabbiare il trapano, quindi mi sa che lo decluttero. Sono molto molto legata alle illustrazioni di Nicoletta Ceccoli. Infatti ho anche il suo mazzo di tarocchi, che è stato il mio primo in assoluto. Mi piacciono un sacco queste carte. Sono proprio belle le illustrazioni. Se vi piace il genere bambolina gotica, ecco. Però I have no use for this deck. Io no, non leggo i mazzi oracolo, questo non l'ho letteralmente mai usato. È veramente un puro oggetto d'arte di collezione che ci può stare quando hai tanto spazio in casa, quando ne hai poco devi declutterarlo. Ve lo faccio vedere. Sinceramente a me piace veramente tanto lo stile di illustrazione di Nicoletta Ceccoli. Guardate che belle. E se leggete i mazzi oracolo è una figata. Io non li leggo, per cui, come dire, me ne devo privare, me ne posso privare, me ne priverò. Ah, anche questo ovviamente è in perfette condizioni, cioè non l'ho mai usato. Laddove ho usato qualcosa e l'ho rovinato, ve lo dico. La pocket del Wild Unknown, no, cioè la amo, me la tengo. Mi tengo sia questo che la taglia regolare, sono tra i miei mazzi preferiti, voglio avere sia la pocket che la regolare. Ora cerco la regolare così la metto subito da parte. Eccola qua, era nascosta qua dietro. Lightseer's Tarot è quello che mi piace di meno tra i tre mazzi che ho di Chris Ann, però mi piace, non lo uso mai, però comunque mi piace ed è l'unico suo disegnato in maniera tradizionale, ecco, quindi i suoi tre mazzi li voglio tenere tutti e tre, quindi me li cerco già, gli altri due sono il Muse Tarot che mi piace tantissimo e il Tarot of Curious Creatures che è uno dei più particolari che ho, quindi questi tre veramente ci tengo, li uso e me li tengo. Transient Light Tarot di Ari Wiesner, questo me lo tengo assolutamente, è uno dei miei mazzi, diciamo, minimalisti preferiti in assoluto, è un mazzo che va bene veramente per tutti perché non ha figure umane. Ed è disegnato molto bene, mi piace davvero tanto lo stile, le scelte iconografiche che sono state fatte e se lo volete lo trovate anche in grande distribuzione. Questa era l'edizione Kickstarter, ma credo che l'abbia ripubblicato US Games. Trovate tutti i riferimenti qui sotto. Prisma Vision, non me ne priverò mai, questo me lo sono fatto arrivare proprio dal produttore negli Stati Uniti, ci tengo tantissimo, anche questo forse uno dei miei mazzi preferiti, quello che compone il tableau con gli arcani minori, lo amo. Ah! The Dream Keeper's Tarot, Cofanazzo, anche in questo caso, mazzo sontuoso, lussureggiante, non l'ho mai usato. Ve lo faccio vedere perché è adorabile, è veramente bello, questo forse lo vendo. È un po' nello stile del Mystical Moments. Apriti! Ma madonna, era difficilissimo da aprire, vero? Anche lui ha un librone di una certa imponenza. Questa è la scatola e qua ci sono le carte. Come vedete, le illustrazioni sono veramente, veramente belle. Cioè, è un mazzo che, diciamo, da un punto di vista estetico, mi piace da morire. Problema, non l'ho mai usato. Che cos'è che mi respinge dall'usarlo? Il font scelto sotto ai nomi delle carte, credo. Non lo so, non mi ispira.
non mi piace. In generale non è un mazzo che parla a me. I mazzi non basta che siano belli, devono anche dire qualcosa a voi. Questo mazzo è bellissimo, ma non dice niente a me. Sicuramente dirà tanto a qualcuno di voi se lo volete. Questo forse è il mazzo più bello che darò via. Potrebbe essere il mazzo che regalo a... alla persona che si iscrive annualmente al Patreon. Oppure è più carino far scegliere direttamente alla persona tra quelli che saranno rimasti su Vinted dal momento dell'iscrizione. Forse è più carino così. Vabbè, consiglio mio, questo finora secondo me è il più bello. Lo metto da dar via. Fournier, Tarot Cats di Anna Wan e il Tarot del Dios dello Stress. Tarot Cats no, lo amo. Amo Anna Wan, non ci penso neanche mezzo secondo. Oddio, questo sono in dubbio. È bellissimo, però non l'ho mai usato perché non è un mazzo che parla a me. Però è bello, cavolo. Questo è proprio psichedelico. No, questo me lo tengo. Già che ci sono, prendo gli altri due Fournier. Tarot Carlotides e Tarot de Luz. Carlotides, non ci penso neanche. Non potete capire quanto mi girano le palle. Cioè, non avete un'idea. E sono stati zitti tutto il giorno, il minuto che mi si è da girare il video. Allora, questo è di Aitor Saraiba, mi piace molto, però è un mazzo davvero molto particolare che richiede tanto studio e sono effettivamente in dubbio se metterlo in vendita o no. Guardate che interessante. Boh, non lo so, a me piace un sacco, ha qualcosa di naif, però c'è tanto, ecco, c'è tanto tanto dietro queste carte, sono belle spesse e non ho forse avuto il tempo di dedicarmici con la sufficiente attenzione. Però d'altronde è un mazzo che mi piace e forse era stata la mia prima collaborazione con Fournier anche questo. Cioè ci sono anche dei motivi affettivi a volte che ti spingono a tenere un mazzo al di là che ti piace. Facciamo che come nel caso del African American Tarot io lo metto in vendita, se a qualcuno piace troverà una casa migliore dove viene usato e guardato più di quanto non avvenga qui, e se invece nessuno lo vuole in questa casa comunque è amato. Questo ha un leggero difetto nella scatolina, non so se lo vedete, ma probabilmente era arrivato così, nel senso che è una scatolina di carta. Ah, ho due Lenormand qui, il Gran Tableau dello Scarabeo e questo Platnik. Io direi che per quanto uso i Lenormand, cioè zero, è il caso che me ne tenga solo uno, mi tengo il Gran Tableau che mi piace di più e metto in vendita questo. Mazzo piccolissimo, praticissimo, illustrazioni comunque belle, a me piacciono, soltanto che è molto simile anche nel concetto all'altro che ho, non ve lo sto neanche a tirare fuori, vi metterò qualche immagine. Scatolina sminchiatina perché era di carta quindi si è rovinata da sola, mazzo interno perfetto, questo lo metterò a pochi euro immagino. I due classiconi Tarot de Marseille Jodorowsky Camoin e Smith-Waite Tarot Deck Borderless Edition, questi non me ne privo manco sotto tortura, come non mi privo nel modo più assoluto del Tarot Vintage di Lo Scarabeo, che è un mazzo Rider Wisemith però anticato ed è forse uno dei miei Rider Wisemith preferiti. Sapete che ho grandi grandi dubbi sull'Harmony Tarot? Questo me l'aveva mandato la casa editrice ed è il mazzo di tarocchi di Harmony Nice. È molto molto particolare, ha anche un taglio suo proprio negli arcani minori. Non l'ho mai esplorato fino in fondo perché non mi chiama, è uno di quei mazzi che non mi chiamano per quanto mi piaccia concettualmente. Sono molto in dubbio, sono molto in dubbio se salvarlo o metterlo su Vinted. Però ci tengo perché erano stati molto carini, me l'avevano mandato loro. Lei comunque si è fatto uno sbattone assurdo, non lo so. Me lo tengo ancora un po', tanto non occupa tanto spazio. Il Movie Tarot, questo era quello della seconda edizione di Cartotrame. Oddio raga, sapete che non lo so, è veramente carino questo mazzo. Però al di là dell'utilizzo per cui l'avevo acquistato, cioè Cartotrame, non so cosa farmene. Vedete, ogni carta è un personaggio di un film, tipo non lo so, La Morte e Donnie Darko. È bellino, onestamente, è proprio bellino. Salma Hayek, che cos'è il diavolo? Adoro. Beh, il giudizio, sì, sarà il giudizio. Samuel Jackson in Pulp Fiction. Ah no, è la torre, non è il giudizio, non leggevo. Avete capito? Oh, no, non lo so se posso darlo via. No, ferma tutto. Non lo posso dare via. No, senti, me lo tengo. Royal Mischief, le carte del gioco di Patrick Valenza, ve le ho fatte vedere di recente, queste le tengo. Ovviamente mi tengo il Pagan Underworlds di Uzi, non me ne separerò mai, tipo. Baroque Tarot, amore della mia vita, tu non vai da nessuna parte, resta qui con me. Ah ah, Yarn Tarot. Allora, questo è un mazzo che avevo comprato proprio solo ed esclusivamente per farvi il contenuto perché era molto particolare e c'era un'offerta speciale.
però poi si è rivelato veramente veramente carino. Cioè è un mazzo che mi piace, anche se non me ne frega nulla di far la maglia e così via. Detto questo, sono sicura che verrebbe apprezzato molto di più in un'altra casa, con magari persone che hanno le due passioni incrociate. Quindi, solito discorso, io lo metto in vendita, se non va via, comunque qui è amato. Labyrinth Tarot e Tarot del Toro, questi qua sono quelli di Thomas Hijo. Non li uso tanto, però li tengo proprio come collezionismo, mi piacciono veramente tanto, mi piace lo stile di illustrazione del mazzo, mi piace il concetto che ci sta dietro, le scelte che ha fatto, lo stile dei due cofanetti, questi li tengo con me assolutamente. Questo Malloppo, il Visconte di Modrone Tarot, è un mazzo storico, un'edizione storica dello Scarabeo. Questo è un mazzo che ci tengo ad avere, anche se lo consulto veramente molto poco, proprio per il suo valore storico. È una ricostruzione museum quality, diciamo, di un mazzo originale di uno dei tarocchi Visconti, e ci tengo proprio per il suo valore storico. Mi dispiace veramente di questi rumori, raga, mi sono scoraggiata, triste. Mettetemi un like solo per la comprensione dell'odio che sto provando in questo momento. Mettete l'emoji di un martello se siete arrivati fin qui. Tu te ne vai da casa mia, finalmente, vi prego, compratevelo. The Field Tarot. Io detesto questo mazzo. È l'unico mazzo per cui veramente è un fastidio. Mi sembrava che mi piacesse da quello che vedevo su internet, e quando me lo sono trovato per le mani ho provato proprio un immenso fastidio. Non è che abbia qualcosa che non va il mazzo, è anche fatto bene se vi piace il genere di illustrazione. È proprio un mazzo che non parla con me, raga, non so cosa farci. Ovviamente nell'annuncio di Vinted vi metto anche magari delle foto un po' migliori, ma detesto questo mazzo. Per favore compratevelo, per favore levatemelo da casa, è il tuo momento di andartene. Next Gen Tarot di Susa lo tengo naturalmente, mi piace molto, e questo sarebbe un mazzo, il Cercoli Tarot, che venderei se non fosse che è il mio primo mazzo di tarocchi, quindi c'è un legame affettivo veramente troppo importante per privarmene, anche se non lo leggo e mai lo leggerò. Archetypes di Kim Kranz, ho usato molto meno di quello che speravo, di ciò che avevo preventivato, insomma, però questo naturalmente lo voglio tenere proprio per scopi narratologici. Tengo anche naturalmente il Mystical Medleys, che lo adoro, mi fa spaccare da ridere, e anche il Modern Witch Tarot Deck, che è un Rider Wisemith di impronta femminista che mi piace molto e che utilizzo abbastanza spesso. Ecco, probabilmente tu oggi te ne vai, questo è il Tarot Tango. Sono davvero un po' indecisa e in crisi qui, perché questo è un mazzo ideato anche da Marianne Costa, con una serie di artisti davvero molto bravi sudamericani. Il mazzo è davvero bello e c'è anche un bel libretto. Cioè è un mazzo che iconograficamente mi fa volare proprio. Ogni arcano maggiore è illustrato da un artista diverso e non c'è niente da dire, è proprio bello. Proprio bello bello. Qual è il problema? Perché lo vendi? Ecco perché. Questo mazzo è in assoluto il peggior mazzo dal punto di vista qualitativo che io abbia, ve lo dico molto molto onestamente, ve l'ho detto anche nell'Antica Anatomy. Ecco, questo è peggio dell'Antica Anatomy, è assolutamente inutilizzabile, non so chi abbia pensato che fosse una buona idea utilizzare questa carta, e è davvero un peccato perché il mazzo è sontuoso, specialmente se siete appassionati del mondo del tango, ma non solo. Potrebbe diventare un oggetto da collezionisti, boh. È leggermente rigata qui la carta, ma perché è talmente fragile che la sfiori con le unghie e la righi, non so cosa dirvi. Boh, può diventare un oggetto da collezione. Io penso di metterlo in vendita, sinceramente, perché mi fa arrabbiare. Cioè mi fa arrabbiare questo mazzo quando lo vedo, perché è bello e non lo posso utilizzare. Salutiamo qui forse. Il Fonte in Tarot, io adoro questo mazzo, so che non è un'opinione condivisa, ma a me piace veramente un sacco, quindi me lo tengo. E direi che mi tengo, pur non usando gli oracoli, l'Oracle of Mystical Moments, che fa il paio con il Tarot of Mystical Moments che alla fine ho tenuto. L'illustrazione mi piace molto, è stato uno dei primi mazzi oracolo che ho comprato, ci sta. Ah, cosa ho ritrovato? Bella, l'imbusta storie del matto di Abeditore, devo vedere se sono usciti altri arcani. Questo ovviamente lo tengo, non è neanche un mazzo. Ma sapete che forse ci lascia il Game of Thrones Tarot, storico mazzo della prima edizione di Cartotrame, perché a parte Cartotrame, come nel caso del Movie Tarot, non ho alcun uso per questo mazzo, sinceramente. Molto bella la scatola, c'è anche il librettino molto carino, qua c'è il mazzo che vi scivola quando aprite
la scatola, che beh, devo dire, sono i tarocchi di Game of Thrones, cioè c'è poco da dire, belle illustrazioni, mi piace, ma non sono così metrata da dire lo tengo, cioè lo terrei solo per il motivo affettivo del ricordo della prima stagione di Cartotrame, ma è online, quindi babò, anche sti cazzi dell'affetto. Ma sì, senti, questo qua secondo me è il solito discorso, può trovare delle persone che gli vogliono più bene di quanto non gliene voglia io. Quindi lo metto in vendita. Qua abbiamo due tarocchini tin, lo Rider Wisemate e il Morgan Greer. Questi me li tengo, anche se li uso poco, ci sono affezionata. Mi tengo anche l'Aquarian Tarot di Paladini, che è stato un regalo, quindi ci tengo per quello. Mentre io vi declattero quasi quasi lo Zillig Tarot. Questo è un mazzo tot, tutto ad acquarello, molto bellino. Tra l'altro l'avevo anche personalizzato, quindi se vi piace... Al bordo verde e il fondo così. Il bordo tutto verde fatto col pennarello. L'illustrazione è così, scusate, al contrario la carta. Questo tratto molto fine, un'illustrazione molto fine ad acquarello, molto bella, molto particolare. Il motivo per cui non l'ho mai usato è che non ho mai imparato a leggere i mazzi tot, ma se vi piacciono i mazzi tot, questo è davvero un bel mazzino. Non lo uso, non lo consulto mai, quindi non vedo più motivo di tenerlo. E poi l'ho personalizzato di verde con tanto amore. Cioè, questo secondo voi è un valore aggiunto o meno? Tipo, dovrei metterlo a meno o a più per lo sbattone che ho fatto? Non lo so, ci penso. Ciao Zillik, è stato un piacere non consultarti per 2 anni, 3 anni, 4 anni, boh, da quant'è che sei qui? Questo è un mazzo di soli arcani maggiori del 2018 di un'artista, una tatuatrice. Ma raga, sapete cosa vi dico? Io potrei anche metterlo in vendita questo. Guardate un po' se vi piace lo stile, a me piace molto, ma sinceramente di un mazzo di arcani maggiori, io per come leggo io i tarocchi, non me ne faccio nulla. Scusate, questo è il biglietto da visita. Ecco qua. È in bianco e nero. La carta è cartoncino, cioè più un oggetto da collezione per come lo vivo io, però... Chi legge solo gli arcani maggiori ci può trovare un perché. Solito discorso, puoi essere più amato di quanto non ti abbia amato io, quindi ti lascio andare. Scatolina dal bordo un po' rovinato, ma era proprio cartone morbido, quindi il Fantod Pack di Edward Gorey, questo oracolo nero invece me lo tengo, questo è super divertente. Mi tengo anche l'8 Bit Tarot, l'ultimo mazzo minuscolissimo che vi avevo fatto vedere di recente, e Ancient Italian Tarot. Questo io non lo uso veramente mai, però è un mazzo storico, bello. Fatto così, vedete? I minori non sono illustrati, i maggiori sì, ed è appunto un mazzo storico. Dai, io questo lo declattero, non è veramente plausibile che io lo usi da qui a 10 anni. Prima di spedirveli vi faccio anche lo sbattone se sono in disordine, di rimetterveli tutti in ordine così. Vi fate il flip through quando vi arrivano. Marcel Kettaro, questo è troppo carino, io quasi quasi me lo tengo. Tarot of the Divine. Sapete che io questo ve lo vendo? Sì, allora, mazzo tra l'altro abbastanza nuovo, uscito credo l'anno scorso. Bellissima scatola, bellissimo mazzo con librino, carino. Bella la qualità della carta per tutti quelli a cui non piacciono le carte lucide, è sfigato, cioè è ruvido al tatto e sono tutte figure del folklore popolare, tipo lo vedete il matto e la sirenetta, il mago e la fata madrina, eccetera, e da tradizioni che vengono da varie parti del mondo. Bella l'idea, belle le scelte. Mi piace la realizzazione, ma non è lo stile di illustrazione che parla a me ancora una volta. Lì ci entra proprio la soggettività. A me questo stile un po' cartunesco non dice. Anche se appunto l'idea mi piace tanto, secondo me è un bel mazzo, uno dei più belli, a mio avviso, che sto mettendo in vendita, quindi dateci un occhio. Naturalmente li metterò in vendita a evidentemente un prezzo inferiore che se fossero nuovi comprati adesso su Amazon o va a sapere dove. Non so, ancora inferiore di quanto, direi che dipende un po' da quanto è nuovo il mazzo, eccetera. Però per ciascuno di questi mazzi guarderò quanto costano adesso e leverò una grossa percentuale, penso tipo 40%, non lo so, vedo. Se ne va anche lui, mi sa. The Mystical Dream Tarot. Altro cofanazzo strabello, fatto così a libro, con il suo librone, librone gigante in questo caso. Stile di illustrazione che a me piace un sacco, carte bellissime,
difficile per me da leggere, non ci sono entrata in sintonia, non sono riuscita a studiarlo abbastanza, però è bello, eh? Questo è uno degli altri, secondo me, più belli che sto mettendo in vendita. Ce ne sono un po', secondo me, di veramente belli, per cui vale la pena di buttare un'occhiata. Quindi, caro amico, anche tu finisci su Vinted. Non ci posso credere, abbiamo finito, vi lascerò qui il totale dei mazzi che ho declutterato rispetto a quelli che avevo, così per avere delle statistiche, dei numeri. Benedetti dal trapano e dal martello, se non avete ancora lasciato l'emoji del martello, lasciatela ora. Fatemi sapere quali sono i mazzi preferiti che avete visto tra la mia collezione, quali avreste voluto vedermi vendere che invece mi sono tenuta stretta, di quali invece siete contenti della messa in vendita. Buttate sempre un occhio al mio Vinted perché ci metterò diverse cose, libri, mazzi di tarocchi, eccetera. E per oggi ho finito. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!